Buongiorno, grazie a tutti. Quando mi hanno invitato a partecipare a questo festival, potete immaginare quanto fossi contento, perché ormai, come dire, si raccontano cose leggendarie di questo festival, che mi vedo confermato anche da questa partecipazione così massiccia che certo non mi aspettavo e che mi, come dire, aumenta ancora il piacere di aver accettato quell'invito. Quando mi fu proposto il tema, mi si disse appunto il tema di quest'anno sarà la verità e vorremmo che tu parlassi dei sofisti, invece vi confesso che ho provato, come dire, un certo imbarazzo, perché parlare dei sofisti a un festival della filosofia dedicato alla verità in realtà potrebbe suonare come un duplice paradosso, come una provocazione, perché una lunga e autorevole tradizione che nasce da Platone, che trova una conferma importantissima in Aristotele, che procede nel corso dei secoli, sostanzialmente rifiuta ai sofisti il titolo di filosofi. I sofisti non sono veramente dei filosofi. E se questa lunga e autorevole tradizione rifiuta ai sofisti il titolo di filosofi, in gran parte dipende da quello che i sofisti dicevano della verità. Quindi appunto parlare un festival di filosofia della verità dei sofisti, appunto, sembrerebbe, Platone si sarebbe arrabbiato, e come dire, chi ne sta parlando da Carpi probabilmente lo starà spiegando il perché. Perché sostanzialmente la verità non è un tema centrale per i sofisti, o almeno non è un tema centrale per i sofisti così come noi ci aspetteremmo che venisse trattata. I sofisti vivono, operano e insegnano in contesti concreti, nelle piazze dei mercati, nelle assemblee, nei tribunali, insegnano a parlare e a prevalere in questi contesti concreti dove si svolge la vita concreta della città e delle persone. E in questi contesti non è detto che la verità sia la cosa più importante. Non serve a nulla per chi voglia diventare un buon retore, cioè qualcuno che sa parlare bene in piazza, al mercato, nei tribunali, non serve a nulla per chi voglia diventare un buon oratore, conoscere la verità riguardo a ciò che è giusto o buono. Questo è Platone. Che si tratti di azioni di uomini, che siano tali per natura o per educazione, davvero nei tribunali della verità di tutto ciò non importa a nessuno, importa solo ciò che è convincente, ciò che è persuasivo. Di regola, quando si parla, bisogna inseguire il verosimile, non la verità. Con tanti saluti alla verità. Questa è la posizione, questa è una descrizione di Platone di quello che fanno i sofisti. Appunto, lavorano in contesti concreti, non si interessano della verità. Si interessano del verosimile perché il verosimile è più convincente. E quello che conta è avere successo, non conta appunto stabilire la verità. Il giudizio di Aristotele è ancora più duro. Aristotele non ha un gran senso della battuta, ma per una volta gliene è venuta una buona. Perché sostanzialmente qual è la colpa dei sofisti? È quella che non si interessano di come stanno veramente le cose, che è il compito della filosofia, capire come stanno le cose, la verità delle cose. Questo non interessa ai sofisti. Si accontentano i sofisti di come appaiono le cose, di come vengono credute. In qualche modo, insomma, si interessano delle apparenze. Quella dei sofisti è un sapere delle apparenze, e quindi un'apparenza di sapere. Non un vero sapere, sono parole brillanti ma vuote, che non hanno nessuna importanza. Se voi pensate al significato della parola sofista al giorno d'oggi, perché i sofisti sono tra i pochi che hanno avuto l'onore di diventare un aggettivo nel dizionario, ancora oggi si usa la parola, sei un sofista, però se voi pensate a che significato ha questa parola oggi, vi rendete conto, come dire, chi ha vinto e chi ha perso. È difficile andare contro Platone e Aristotele. Sofista appunto oggi chi è? È uno che gioca con le parole al fine di prevalere contro la verità, perché quello non è il problema. Quello che conta è prevalere, non è stabilire che cos'è la verità e che cos'è falso, cos'è vero, cos'è bene e cos'è male. E quindi sostanzialmente potremmo anche interrompere qui, se avessero ragione Platone e Aristotele, potremmo anche interrompere qui il nostro incontro, perché appunto non c'è filosofia e non c'è verità. In realtà quello che vorrei mostrarvi è che la situazione è un po' più complicata e che quello che dicono i sofisti è molto più interessante, anche se effettivamente non dicono quello che uno si aspetterebbe di sentirsi dire. Per comprendere in che senso, ad esempio, vorrei partire da due che sono veramente due filosofi, che sono, come dire, i fondatori della filosofia, due filosofi presocratici molto famosi, Eraclito e Parmenide. Eraclito, lo dico agli studenti, si dice Eraclito, non Eraclito. Di solito si pensa che Eraclito e Parmenide siano i due filosofi opposti, no? Quello dell'essere, dell'immobilità, della stabilità dell'essere contro quello del tutto scorre. In realtà, sostanzialmente, Eraclito e Parmenide condividono gli stessi assunti di fondo, condividono le stesse convinzioni di fondo. Sostanzialmente, perché, come dire, se andate a vedere, sostanzialmente hanno le stesse idee sui punti fondamentali.
quello che la Dea dice a Parmenide nel suo poema, quello che Eraclito ha scoperto indagando se stesso, sto parafrasando un frammento famoso, sostanzialmente sono la stessa cosa. Essere e pensare sono la stessa cosa, sono identici. Questo è fra Parmenide. C'è un logos che a tutti è comune, questo invece è Eraclito. Cosa stanno dicendo? Sostanzialmente questa è l'intuizione fondamentale che sta alla base della filosofia greca. Tra noi e il mondo c'è un rapporto, tra il soggetto e l'oggetto, tra noi e il mondo, c'è un rapporto in qualche modo dato, che noi possiamo decifrare e comprendere grazie all'uso della nostra ragione, il logos, no? Perché? Perché appunto la realtà ha a sua volta una struttura razionale, cioè molto spesso non si passa abbastanza attenzione al significato della parola logos in greco. Logos in greco non vuol dire soltanto pensiero e linguaggio, logos è anche la struttura razionale di qualche cosa. L'idea di fondo dei filosofi presocratici che fondano la filosofia e che danno questo compito alla filosofia dei secoli a venire è quella appunto di, a partire da questa convinzione che la realtà ha dietro l'apparente disordine dei fenomeni che continuano a cambiare, ha un suo ordine e ha un suo ordine logico, razionale, ecco, noi grazie alla nostra intelligenza siamo in grado di cogliere quest'ordine. Il compito della filosofia diventa questo, cioè appunto comprendere come stanno le cose. Questo è il compito, no? Cioè essere e pensare, cioè noi possiamo pensare, se pensiamo correttamente, come stanno le cose. Perché c'è un logos che è comune a tutte le cose. Il nostro logos è il logos della realtà. A questo sembra serve la filosofia. La realtà ha un suo senso, una sua unità di senso, ha una sua razionalità che la ragione è in grado di cogliere. E questo è quello che deve fare la filosofia. Si tratta di imparare a ragionare correttamente, no? Se voi leggete i frammenti di Eraclito e Parmenide, è tutta una bordata contro gli esseri umani che invece di usare il pensiero correttamente si perdono nelle loro verità private, vivono schiavi dei loro pregiudizi. Ma per chi pensa correttamente, per chi sa andare al di là delle abitudini, delle apparenze, allora ecco che si vedrà come stanno veramente le cose. E questo spiega l'importanza della filosofia. La domanda dei sofisti è molto semplice. Ma davvero le cose stanno così? Ma davvero è sicuro che c'è un rapporto certo tra noi e le cose? Tra noi e il mondo che ci circonda? Spesso i sofisti sono accusati di cialtroneria, di gusto del paradosso, di provocazione fine a se stessa, che è tutto vero, perché i sofisti amavano provocare. Amavano provocare anche per motivi molto concreti, cioè loro si presentavano davanti a pubblici eterogenei e dovevano convincere i genitori a tirar fuori somme esorbitanti per l'educazione dei loro figli, quindi dovevano essere brillanti per attirare. E quindi una certa dose di cialtroneria ai sofisti non la possiamo negare. Però, come dire, erano anche un po' più sottili di quello che si pensa. Ad esempio Gorgia, uno dei due grandi sofisti che è appena stato ricordato, se l'era letto Parmenide, cosa che pochi si ricordano, se l'era studiato con attenzione. E si era divertita a ribaltare tutte le tesi di Gorgia. Il famoso trattato Parmenide aveva scoperto l'essere e Gorgia si era divertito a scrivere un trattato sul non essere, dimostrando che nulla esiste. Tutti gli studiosi, diciamo, su questo tema del nulla esiste, come si fa a dimostrare che niente esiste, ma cosa vuol dire che niente esiste? Si sono sbizzarriti, si studia tantissimo, si discute tantissimo sul significato di questa tesi. Però il trattato di Gorgia non diceva solo questo, sosteneva altre due tesi che da un certo punto di vista sono più interessanti per noi. Perché, va bene, uno può dire, se il tuo obiettivo è dimostrare che niente esiste, cioè che noi non esistiamo, vabbè, allora sarai anche brillante, ma non è che mi serve molto il tuo insegnamento. Però Gorgia sosteneva altre due tesi. Ad esempio, una tesi molto interessante era quella che diceva, ma sì, magari ve lo concedo anche che la realtà esiste. Come dire, stavo giocando prima, ma la realtà non è conoscibile. E questo è un problema più interessante. Negare che la realtà esiste, in fondo, ci pensate, non è niente, come dire, è proprio una provocazione, neanche troppo interessante poi a pensarci bene. Ma chi la garantisce? Chi garantisce che la possiamo conoscere veramente, che possiamo conoscerla correttamente per quello che è? Il logos, il nostro pensiero, la nostra ragione, sarebbe la risposta di Eraclito e Parmenide e di tutti i filosofi. Però il nostro logos, osserva Gorgia, è in grado di pensare tante cose, è in grado di pensare anche cose che noi palesemente sappiamo essere false. Ad esempio un carro che vola sul mare, è l'esempio che fa Gorgia, riferendosi a tutte le immagini mitologiche. Quindi noi possiamo pensare, il nostro logos è in grado di pensare sia cose vere sia cose false.
Ma se il logos è lo strumento che ci permette di conoscere, e a volte ci dice delle cose vere, e a volte ci dice delle cose false, perché dovremmo credergli? No, pensate a un esempio di un ambasciatore. Se un ambasciatore a volte vi dice la verità e a volte vi dice la falsità, ma l'unica persona da cui voi potete avere le informazioni è quell'ambasciatore, qual è la conclusione? Che non ci possiamo più fidare. E questo è un problema del logos. Il logos può dirmi la verità, ma può dire anche la falsità. E io non ho modo di distinguere se mi affido soltanto al logos. Questo è un primo problema. Tanto per introdurre e far vedere che la situazione è molto più complicata di quello che noi possiamo pensare. L'altro filosofo, l'altro sofista famoso, si chiamava Protagora. E a sua volta, appunto, si divertiva a, come dire, a sollevare problemi, a fare obiezioni. Anche lui, considerato, diciamo, un mezzo cialtrone, se lo leggete nei dialoghi di Platone come viene presentato, è sempre una persona convinta di essere il più bravo, che puntualmente fa delle brutte figure quando gli tocca discutere con qualcuno che appena appena capisce la filosofia, cioè Socrate. E però anche lui ha qualcosa di più interessante da dire, proprio contro, come dire, diventa interessante proprio quando lo mettiamo in riferimento a questi grandi pensatori, a questi grandi filosofi, maestri della verità, come sono stati chiamati, Parmenide, Eraclito, ma anche i poeti che a loro volta dicevano io parlo a nome degli dèi e quindi quello che dico è vero, perché io sono la voce della divinità e la divinità è vera, dice cose vere. Aveva scritto un trattato, un piccolo testo, un dialogo, non sappiamo bene cosa fosse, sappiamo solo il titolo e la prima frase. La prima frase era quella che era stata in qualche modo già anticipata, che probabilmente è la frase più famosa di tutta la sofistica. L'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono, di quelle che non sono come non sono. Era la prima frase di una piccola declamazione che lui aveva letto ad Atene, suscitando, diciamo, reazioni incontrollate, vuoi di adesione entusiastica, vuoi di ribrezzo totale. Era un po' tipo cantante rock, per me, per quanto lo possiamo vedere noi, che appunto scatenava i giovani e irritava in modo profondissimo gli anziani di Atene. Questa era la frase con cui iniziava il suo testo, che si intitolava La verità. Questa era la verità di Parmenide. L'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono come sono, di quelle che non sono come non sono. Che cosa volesse dire questa frase così bella? Non è che sia tanto facile da capire, no? Ma si capisce l'obiettivo. Lui arriva, sale sul palco, davanti c'è un pubblico di potenziali allievi, cioè gente che lui deve convincere a tirare fuori, come dire, deve convincere a pagare per poter assistere alle sue lezioni. L'uomo è misura di tutte le cose. È una frase d'effetto. Puntualmente si dice, sì, appunto, è solo quello, è una frase d'effetto che non ha contenuti. In realtà dà dei contenuti interessanti se uno cerca di capire. Detta molto brevemente, visto che il tempo che abbiamo a disposizione poi non è infinito, sostanzialmente si tratta di rivalutare, di difendere, di rivalutare le esperienze individuali, quelle esperienze che Eraclito e Parmenide avevano decisamente negato. L'uomo è misura di tutte le cose, vuol dire ognuno di noi ha delle ragioni. Non è vero che qualcuno ha ragione e qualcuno ha torto, ognuno in qualche modo ha delle sue ragioni che vanno rispettate. Quindi vedete proprio, è sullo sfondo dei filosofi precedenti, di Parmenide ed Eraclito, che si capisce il senso della, e la portata di quello che loro stanno dicendo. Ognuno di noi ha delle sue ragioni, ognuno di noi è misura della realtà che lo circonda. Platone, quando discuterà questa tesi, si concentrerà tantissimo su un aspetto molto particolare, cioè sulle sensazioni, per far capire il punto. Noi, ognuno di noi è misura delle sue sensazioni, questa è una cosa che non può essere negata. Se io metto, lui fa l'esempio del vento, Platone, per spiegare Protagora. Se io, come dire, se a me il vento appare freddo, per me quel vento è freddo. Se a lui appare caldo, per lui è caldo. Io sono misura delle mie, appunto, delle cose, perché non potete dirmi no, per te il vento non è caldo, per te il vento non è freddo. Quindi ognuno è misura delle sue sensazioni. Questo per Platone è il primo significato della frase di Parmenide. Ognuno è misura delle sue cose. Che è un'interpretazione corretta del pensiero di Protagora, che però, come dire, va intesa in un senso più ampio, perché Protagora non parla soltanto del vento, delle sensazioni, delle percezioni, su cui c'è poco da fare, ha ragione lui, no? Cioè, se io dico, a me questa cosa mi appare, cioè la sento come fredda, per me è fredda, non potete dirmi no, il vento è caldo. Beh, per me è freddo, non c'è niente da fare. Però quello che rende interessante la tesi di Protagora è che questi stessi problemi sono poi applicati anche su contesti più ampi, non soltanto sulle percezioni, ma anche sui giudizi e le opinioni, ad esempio su cose bene e su cose male. Anche di questo siamo misure.
E questo è il punto più importante, cioè quello che sta dicendo Protagora, il punto importante è che ciascuno di noi deve essere inteso nella sua, come dire, nella sua legittimità, nella sua importanza, nel suo valore. L'uomo vuol dire ciascun singolo individuo, ciascun uomo concreto è misura non soltanto delle sue sensazioni, che è un problema tutto sommato minore, è misura dei suoi giudizi, delle sue opinioni, e tutte in qualche modo sono legittime, perché le opinioni, i giudizi che ciascuno di noi ha in qualche modo nascono dalla sua storia, dai suoi desideri, dalle sue aspettative rispetto alla vita, e quindi hanno un loro fondamento, una loro legittimità. Non so se mi sto spiegando, questo è un punto molto importante, cioè quando noi esprimiamo un giudizio non lo esprimiamo a caso, e questa è la difesa appunto delle esperienze di tutti, lo esprimiamo a partire da quello che è successo nella nostra vita, dai nostri pensieri, dal nostro sistema di valore, da quello che pensiamo, da quello che aspettiamo. E in questo momento, quindi nel momento in cui io esprimo un giudizio dicendo questa cosa è buona, questa cosa è giusta, questa cosa è sbagliata, quindi sono misura delle mie cose, sono misura dei miei giudizi, delle mie opinioni, in qualche modo, come dire, la mia opinione è legittima, ha un suo valore, non può essere scartata come se fosse semplicemente l'errore di un ignorante che non è capace di guardare la verità nella sua profondità. E questo è il punto importante. L'uomo, misura di tutte le cose, in fondo è l'esperienza di ciascuno di noi, è misura, e in quanto tale va rispettata. Allora avete capito bene il contrasto con i filosofi, con i padri della filosofia e con quelli che hanno dato il compito alla filosofia, no? Eraclito e Parmenide, perché nel loro caso uomo e opinione sono sinonimo di errore, no? Ci sono gli uomini ciechi che non capiscono niente perché siano chiusi nei loro mondi privati, e poi c'è il filosofo o il profeta che è in grado di andare al di là delle apparenze per raggiungere la vera realtà e quindi vede la verità. Vedete proprio il contrasto? Questa è la filosofia di Parmenide e Eraclito e questa è l'opposizione di Gorgia e Protagora. Non è vero. Bisogna accettare, come dire, di stare al mondo delle apparenze, di stare nel mondo delle opinioni, del mondo dei giudizi, del mondo della molteplicità dei punti di vista, che è il mondo degli esseri umani. Non ha senso squalificarlo subito perché c'è qualcuno che è più capace di altri di andare al di là della realtà. Nessuno, questa è la tesi di Protagora, nessuno gode di un accesso privilegiato alla realtà. Il punto è, tutte le opinioni da un certo punto di vista sono legittime, tutte le opinioni nella misura in cui, come dire, sono espressione delle mie esperienze, meritano di essere tenute in considerazione. Non ha senso dire che qualcuno, il filosofo, il profeta che è stato illuminato dalla voce di Dio, hanno un accesso alla realtà migliore del mio. Questo è il punto di partenza, e vi rendete conto che a questo punto la nozione di verità si sta frantumando, perché di fatto stiamo iniziando a dire che esistono tante verità quante sono quelle dei soggetti, quanti sono i soggetti. Quindi la verità diventa plurale e di fatto si sta frantumando. Quello che si sta contestando è esattamente questo punto. E si sta contestando questo punto perché di fatto si sta anche implicando la tesi che la realtà poi è molteplice, è plurale, è diversa, è ambigua. Come dire, questa idea che se tu vai al di là delle apparenze, al di là della molteplicità, troverai un'unità stabile, identica a se stessa, che se sei un filosofo chiamerai il mondo delle idee, se sei un teologo chiamerai Dio, questa cosa qui è tutta da dimostrare che esista, perché per adesso quello che vediamo in mondo noi è le apparenze, le cose che si trasformano, i movimenti, il movimento delle cose, il movimento dei pensieri, i punti di vista. Questo è il mondo in cui noi viviamo. E quello che vogliono fare i sofisti è insegnarci a vivere in questo mondo invece di scappare in un altro mondo, quello appunto l'iperuranio, Dio, quello appunto delle verità assolute. Per cui qualcuno ha ragione, qualcuno ha torto. Non è una cosa facile. Vedete che la situazione diventa molto più difficile, perché prima almeno avevamo la speranza che qualcuno potesse guidarci. Adesso invece ci troviamo in un mondo in cui abbiamo perso i punti di riferimento. La sfida dei sofisti è dire che sì, è vero, il mondo in cui noi viviamo, in cui noi vogliamo farvi vivere, cioè vogliamo farvi capire che voi state vivendo, è un mondo complicato, sfuggente, scivoloso, ambiguo, perché è un mondo in cui tutto è frantumato in tanti punti di vista, però è un mondo a cui noi possiamo dare un ordine tutto umano, possiamo misurarlo. L'uomo è misura di tutte le cose. Semplicemente dobbiamo iniziare a imparare a accettare veramente come stanno le cose, senza fuggire sempre da qualche altra parte. Quindi vedete, da un punto di vista filosofico potremmo dire la filosofia dei sofisti è un attacco
per usare una piccola divagazione un po' più tecnica, le pretese fondazionaliste della filosofia. La filosofia vuole appunto trovare i fondamenti certi da cui partire. L'idea dei sofisti è che questi fondamenti non ci sono, che la realtà non possiede queste strutture invarianti, identiche, perfette, che costituiscono la base del valore e del disvalore delle cose, no? C'è una realtà che ci dice cos'è bene e cos'è male. Io parlo sempre, faccio sempre, introduco sempre un riferimento teologico, perché spiega bene qual è il problema, perché poi filosofia e teologia sono molto più vicine di quello che si pensa, no? L'idea è: Dio è il creatore del cielo e della terra, è arbitro del bene e del male. Questa è un'idea che poi Nietzsche svilupperà molto bene, e quindi le prossime ore vedete che c'è un filo di continuo. Sassuolo, diciamo, oggi va contro la filosofia tradizionale, visto che poi dopo di me parla uno di Nietzsche, si parla di Nietzsche. Allora, se voi togliete il creatore del cielo e della terra, avete tolto anche l'arbitro del bene e del male. Questo è il problema fondamentale dei sofisti, che Nietzsche appunto riprenderà in parte dai sofisti. C'è la convinzione che la realtà sia qualcosa di indipendente da noi, assoluta e oggettiva. L'idea che la conoscenza appunto è in grado di cogliere questa realtà assoluta. E quindi la fiducia che il linguaggio, quello che il nostro pensiero, il logos, non debba fare nient'altro che questo, di comprendere e descrivere la realtà per come essa è. Queste sono le tesi che i sofisti in qualche modo rifiutano. E si capisce qual è la sfida, e si capisce anche perché secondo Platone e Aristotele questa non è una vera filosofia. Prima citavo Nietzsche, lo cito ancora, perché Nietzsche effettivamente è uno dei pochi nella storia dei secoli che ha saputo apprezzare la sfida dei sofisti per quello che era, una grande sfida alla pretesa della filosofia di poter spiegare tutto. Infatti, dice Nietzsche, i sofisti non sono altro che dei realisti. Ci sono delle pagine divertenti di Nietzsche dove lui dice: quando leggo troppo Platone mi deprimo, e per tirarmi un po' su vado a leggere i sofisti e Tucidide, di cui parlerò più avanti per altri motivi, che comunque era uno storico, ma che i sofisti li conosceva a sua volta molto bene. Perché? Perché sono dei realisti, perché mi insegnano a guardare in faccia la realtà, non mi fanno scappare da un'altra parte. Sì, la realtà non è questa, devi andare al di là, perché la vera realtà, quella con la R maiuscola, non c'è, è qua, impara, come dire, a confrontarti col mondo che hai davanti ai tuoi occhi. Sono dei veri realisti, hanno il coraggio della loro immoralità, hanno il coraggio di guardare in faccia la verità, dirà Nietzsche, no? Una frase famosissima: quanto coraggio ha l'uomo di guardare in faccia la verità? Questa è l'unica misura che ho dato alla mia filosofia. Era un po' la sfida dei sofisti, ma invece di scappare sempre da un'altra parte, nell'idea che, come dire, potremmo metterla in questo modo, no? Che la realtà sia qualcosa di ambiguo e sfuggente, poi spiegherò meglio in che senso dobbiamo intendere questa affermazione, è qualcosa che tutti siamo in grado di accettare, di comprendere. È un fatto che la realtà è qualcosa di complicato, che le cose non sono semplici nel nostro mondo. Questo è un fatto su cui più o meno tutti siamo d'accordo. Però c'è una tendenza radicata nell'essere umano di non accettare questa confusione di partenza, ma di voler sempre andare al di là in cerca appunto di un ordine che spieghi questa confusione, che mostri che la confusione era solo apparenza, appunto la teologia e la filosofia. I sofisti, l'intuizione di Nietzsche, che secondo me è corretta e rende interessante la loro sfida, poi magari hanno torto, però almeno la sfida è interessante, è quella di dire: non c'è bisogno di scappare da nessuna parte, questa è la realtà, impariamo a vivere con questa realtà. E quindi dobbiamo imparare a pensare in modo diverso. Ad esempio, la verità, da questo punto di vista, non è più fondamentale, non è più un criterio di riferimento fondamentale. È un mondo più scivoloso, è un mondo più faticoso quello in cui entriamo. Come dire, questa posizione che ho presentato in un modo molto superficiale, però dopo, volendo, abbiamo tempo, spero, un pochino per approfondirla, è una posizione che apre una serie infinita di problemi, da tantissime prospettive. Però, diciamo, la cosa più interessante sono le conseguenze pratiche di questa questione, di questa posizione. Quella che dice appunto che la realtà è molteplice, che i punti di vista sono molteplici e quindi che non ha più tanto importanza parlare della verità. Questa era la verità, diciamo, fare una battuta, l'avesse scritto oggi quel trattato, per me Protagora l'avrebbe chiamato la post-verità, che è un tema di stretta attualità, di stringente attualità. Quello che è interessante appunto sono le conseguenze pratiche. Le conseguenze concrete, no? Si parla di cose concrete, va bene, parliamo di cose concrete, parliamo di politica, parliamo di etica. Infatti l'altra grande accusa che viene mossa contro i sofisti è quella di essere non solo cattivi maestri, ma addirittura, come dire, non solo cattivi filosofi, ma addirittura pessimi maestri. Cioè, uno che insegna queste cose, se applicate questi insegnamenti al campo della discussione concreta,
cioè si parla del bene e del male, non più del vento caldo e del vento freddo, sono delle persone che corrompono, insegnamenti che corrompono, perché fanno vedere che i valori non esistono, che non esiste il bene, che non esiste il male. E questa appunto è la grande accusa che viene mossa ai sofisti, ad esempio in quella commedia meravigliosa, molto divertente, che tutti probabilmente avrete già sentito nominare, che sono Le Nuvole di Aristofane, dove appunto il protagonista è Socrate, però in realtà Socrate lì rappresenta la quintessenza del sofista, è uno che insegna appunto, siccome tanto il bene non esiste, il male non esiste, l'unica cosa che conta è vincere, parlare bene, far vincere il discorso debole contro quello forte, cioè il discorso ingiusto contro quello giusto, e di fatto produce una corruzione di tutta la città. Aristofane faceva una commedia un po' pesante, diciamo, in alcune battute, nel finale, che finisce con un bel rogo della scuola di Socrate, però veramente divertente. Il contesto storico di quegli anni è esattamente quello di una crisi disastrosa che vive Atene, da tutti i punti di vista, economico, intellettuale, culturale, morale, politico, che porta al collasso della città, no? Atene, la patria della scuola della Grecia, la città che in qualche modo ha fatto vedere di cosa è capace l'uomo, poi perde la guerra, diventa povera, perde la centralità, assiste proprio a una corruzione totale dei costumi. Quindi effettivamente, ed era la città in cui i sofisti stavano insegnando, per cui uno dice effettivamente forse c'è un nesso di relazione. Naturalmente invece la mia idea è che non c'è, che i sofisti hanno spiegato il problema, non sono la causa del problema, ma un tentativo di spiegare il problema. In che senso? In questo senso, cioè per diverse ragioni. Intanto, per incominciare, la tesi dei sofisti è che questo punto fondamentale, che è un punto con cui noi abbiamo a che fare, cioè il fatto che la realtà è complessa, è un fatto, non è colpa dei sofisti. Sarebbe bello che la realtà fosse semplice, ma è un fatto che non lo è. È un fatto che è ambigua, sfuggente, opaca, confusa. Non è colpa dei sofisti. Loro sono, come dire, colpa del medico che ti dice che è la febbre. Non è colpa mia se è la febbre. Io ti sto dicendo che è la febbre. Il sofista ti dice, non è colpa mia, sarebbe bello che la realtà fosse tutta ordinata, ma non lo è. Non è colpa mia, è un fatto. Io ti sto insegnando, no, è l'idea di Nietzsche, i realisti, a guardare in faccia la realtà, a non sfuggire dalla realtà. Questo è il primo punto. Quindi al massimo il sofista è un medico, non è colui che ha fatto ammalare il corpo sociale, ma è colui che in qualche modo sta cercando di aiutarlo a trovare una soluzione. E questo è il primo punto. Cioè, per semplificare, così arriviamo veramente sul piano delle questioni importanti, uno può anche dire, uno mi potrebbe anche contestare che quest'idea, cioè non a me, ai sofisti, che quest'idea che la realtà è confusa così, da un certo punto di vista non funziona, perché se c'è una bella, c'è qualche cosa che bisogna riconoscere ai grandi pensatori dei secoli precedenti, cioè i presocratici, cioè Eraclito e Parmenide, tanto per fare due nomi, è che loro sono stati capaci di mostrare che questo mondo in cui noi viviamo ha un suo ordine. È l'alternanza del giorno e della notte, del caldo e del freddo, dell'estate e dell'inverno. Cioè, è vero che qui tutto, noi viviamo in un mondo in cui tutto continuamente si trasforma, però si trasforma ordinatamente. Non è che domani stiamo qua pregando che venga il sole, lo sappiamo che verrà. E la filosofia ci ha spiegato perché di Eraclito e Parmenide, appunto perché la realtà ha un suo ordine. Quindi uno potrebbe dire, ehi sofisti, non è vero che non c'è l'ordine. Questo da un certo punto di vista è vero. Però qui c'è un punto molto interessante. Cosa ci hanno insegnato i presocratici, i filosofi? Ci hanno insegnato appunto a guardare all'universo che ci circonda, vedendo che dietro a tutte queste trasformazioni che lo caratterizzano c'è un ordine, una regolarità. La Terra gira intorno al Sole, la Luna gira intorno alla Terra, il leone insegue la gazzella e la gazzella scappa dal leone. Queste sono delle, come dire, delle costanti che ci fanno vedere come dietro all'apparente disordine della realtà, in realtà ci siano delle costanti, dei principi d'ordine. Questi sono dei fatti. E questo è vero, non può essere negato. Il punto interessante dei sofisti è: non vedo nessun interesse per questi, non vedo nessuna utilità, nessun interesse di come usare questi fatti che sono incontestabili nel campo del mondo umano, se applicati al mondo umano. Il fatto che la Luna giri intorno alla Terra e la Terra giri intorno al Sole, non vedo che interesse abbia per chi sta cercando di capire cos'è bene e cos'è male, cos'è giusto e cos'è ingiusto. Ci sono i fatti e ci sono i valori, i giudizi, che riguardano il nostro mondo. La sfida dei sofisti, questo è il primo problema, la realtà avrà anche un suo ordine, ma non ha nessuna importanza per le cose che veramente ci interessano. Cioè, cosa devo fare adesso io qui
io e noi, perché il mondo, l'uomo è un animale che deve vivere con gli altri. Come dobbiamo fare? La realtà che ci circonda avrà anche un suo ordine fisico, ma questo ordine fisico non ha nessuna importanza, perché quello che ci interessa sono i valori, ed è lì che la cosa diventa ancora più sfuggente, no? I punti di vista, le opinioni, per me è giusto questo, per te è giusto quello. La natura non ci aiuta, la natura dice sì, la luna gira intorno al sole, e vabbè, e allora? Cioè, interessante, per carità, scusate, la luna non gira intorno al sole, la luna gira intorno alla terra, vabbè. Tanto per loro era il sole che girava intorno alla terra, quindi. Comunque, va bene? Questo è il primo punto importante. Di solito si bolla questa posizione, quella dei sofisti, come una teoria relativista. Cioè, non esistono i valori assoluti, tutto è relativo al soggetto. Quindi la giustizia non esiste, la giustizia è quello che penso io, è quello che pensa lui, è quello che pensi tu. È una posizione, cioè, è una descrizione abbastanza corretta, però secondo me non fa vedere bene qual è il problema. Se vogliamo utilizzare una posizione, diciamo, una terminologia filosofica più chiara, più, che spiega meglio la loro posizione, secondo me bisognerebbe parlare di pluralismo. Cioè il punto importante che caratterizza la riflessione dei filosofi dei sofisti, quando si passa appunto sul piano delle conseguenze pratiche, quindi sul piano dell'etica e della politica, non è tanto il relativismo quanto il pluralismo, quello che Max Weber chiamerà il politeismo dei valori. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che la realtà in cui viviamo è caratterizzata, appunto, il vero conflitto non è quello del dire per me il vento è caldo, per me il vento è freddo, è quello di dire per me è giusto questo, per te è giusto quello. Cioè la realtà in cui viviamo, il vero, quello che rende la nostra realtà, ed è la realtà umana, la realtà sociale, la realtà politica, veramente faticosa, scivolosa, difficile, complessa, è il fatto che noi viviamo in un mondo in cui, come dire, ci sono tantissime prospettive, tantissimi valori, e che questi valori tendenzialmente non sono compatibili tra di loro. Ad esempio, l'ideale di giustizia o di generosità contrasta con quello di benessere, di felicità. Come si fa? Cioè, noi viviamo in un mondo in cui ci sono tanti punti di vista su quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare, su cosa è giusto, sbagliato, bello e brutto, buono e non buono, che in qualche modo sono tutti legittimi, che hanno tutti una loro validità. E questo è il vero problema. Come se ne viene fuori? L'idea dei presocratici, che poi sarà, diciamo, espressa in termini un po' più radicali da Platone, è che appunto se troviamo la verità, quella sarà il criterio, perché uno avrà ragione e gli altri avranno torto. Però vi rendete conto che è una posizione, come, sì, sarebbe bello che fosse così, però è anche una posizione un po' pericolosa, perché c'è un frammento molto bello di Eraclito che spiega il punto. L'animale si conduce al pascolo con il bastone. Non sta parlando degli animali, sta parlando delle persone, no? Come, io so la verità, io so cose bene e cose male. Se vuoi mi segui, se non vuoi non mi segui, ti porto io avanti col bastone, perché io ho ragione e tu hai torto. I sofisti cercano di costruire un altro mondo in cui si parte da un punto di partenza in cui tutti hanno le loro ragioni e quindi si deve cercare di fare qualche cosa. E questo è il compito della politica. Va bene? E questo appunto ci fa vedere meglio qual è l'interesse dei sofisti, perché proviamo ad andare avanti nella riflessione. Viviamo in un mondo, io penso che i sofisti, come dire, almeno una cosa bisogna riconoscerla, che sono capaci di descrivere il mondo in cui noi viviamo, perché anche oggi uno guarda il giornale, discute, vede che viviamo in una società potenzialmente conflittuale e dove il conflitto delle idee, dei punti di vista, dei giudizi è sempre più radicale. No, ognuno ha le sue idee, queste idee scontrastano con quelle degli altri, questo produce una situazione di potenziale conflitto, di permanente conflitto. E il problema è di cercare di gestire. Qual è l'accusa di Platone? L'accusa di Platone è che in un contesto come questo, in cui c'è una molteplicità di punti di vista che produce sempre una situazione conflittuale, in assenza di un valore vero, di un valore forte, assoluto, che possa dirimere la conflitto dicendo tu hai ragione e tu hai torto, il rischio qual è? Il rischio è che questo valore diventi la forza, cioè dove non ci sono più punti di riferimento, cos'è l'unica cosa che conta? Cos'è l'unica cosa che si imporrà? È la capacità di uno di imporsi sugli altri. No? Non so se mi sto spiegando, né? Ognuno ha le sue idee e come si fa a decidere chi ha ragione? La soluzione del filosofo è capiamo cos'è la ragione, capiamo cos'è la verità, cos'è il bene, in base a quello diremo tu hai ragione e tu hai torto. Se non c'è quello, dice Platone, cosa succede? Ognuno ha le sue idee, questo produce un conflitto, come risolviamo questo conflitto? Chi più forte vince. No?
È un'accusa tipica che viene mossa, ad esempio, se voi ci pensate, nei dibattiti contemporanei, al postmodernismo, al relativismo, cioè a quelle filosofie che in qualche modo sono considerate essere le eredi della sofistica. No? Cioè, se voi, alcuni dibattiti interessanti dicono, ecco, hanno fatto i postmoderni, ci hanno detto che la verità era finita. Per 20 anni il risultato è Donald Trump in America. Perché appunto conta solo chi è capace di vincere, chi è capace di imporsi contro gli altri. Ora, se uno va a vedere i frammenti dei sofisti, vede che i frammenti, ancora una volta, i sofisti erano perfettamente consapevoli che questa era un'eventualità possibile, che molto spesso la forza poi è un criterio che interviene nelle relazioni umane con grandissima, con un impatto potentissimo, no? La giustizia è l'utile del più forte, Gorgia che dice... è la definizione famosissima della giustizia di Trasimaco, che è un altro sofista, oppure Gorgia che dice per natura il più forte non è ostacolato al più debole. Sono fatti evidenti, cioè lo sanno benissimo, la realtà politica ce lo insegna tutti i giorni, che la forza è così, che la forza è un problema di cui tenere conto. Prima giustamente nella presentazione si sottolineava la Grecia dei filosofi, la Grecia degli altri, la Grecia dei poeti, la Grecia di Omero. I sofisti non stanno facendo che ripetere quello che un greco sapeva benissimo. Un greco si formava sull'Iliade, l'Iliade cosa racconta? La storia di un conflitto, la storia di una guerra. Perché da mondo e mondo gli uomini hanno idee diverse, queste idee molto spesso sfociano in conflitti e l'illusione, la tentazione degli uomini è sempre la stessa, di risolvere il conflitto con la forza, di vedere chi è il più forte. Allora i sofisti dicono, è inutile nascondersi, questa è la realtà dei fatti. Il mondo che ci circonda è una dimostrazione evidente che questa è una possibilità. Il sofista dice, ti insegna a guardare la realtà, ti insegna ad accettare queste cose, non dire che è brutta la guerra, ma dire no, la guerra è una possibilità, per vedere se ci sono anche delle alternative. La tesi di Protagora è che ci sono delle alternative. Perché gli uomini è vero che sono degli animali e che quindi in qualche modo sono portati alla violenza, perché la violenza in qualche modo è il leone, la gazzella, caratterizza, la forza è un criterio che regola la vita degli animali. Anche dell'universo, voler approfondire, ma adesso non è il caso. Però gli uomini non sono solo animali, gli uomini dispongono anche di qualche cosa che è solo loro, che gli animali non hanno, che niente nell'universo possiede, soltanto noi lo possediamo, la ragione, il logos, le parole. Noi siamo animali razionali. Questa è una definizione di Aristotele, famosissima, no? L'uomo è l'animale razionale, cioè siamo animali come tutti gli altri, ma ci distinguiamo perché abbiamo la razionalità, cioè il pensiero e le parole. Non è che l'ha inventata Aristotele, semplicemente Aristotele dà voce a quello che pensavano i greci, quindi i sofisti, Omero, eccetera. O la forza o la ragione. Una ragione che chiaramente è diversa da quella di Eraclito e Parmenide, però è una ragione, una fiducia nel logos che ci permette di costruire un mondo nostro, un mondo umano. Ed è questa la proposta, la sfida dei sofisti. Di nuovo, il mondo è costituito di fatti. La realtà non è semplice ma è complessa. Questo è un punto fondamentale, cioè noi cerchiamo sempre, tendiamo sempre a fissarci su un singolo fatto, invece dovremmo imparare a vedere la relazione dei fatti, la complessità dei fatti, per fare un esempio di attualità, per vedere come appunto i fatti non sono mai isolati, ma è tutto collegato ed è questo collegamento di tutto concuto che produce la confusione e la difficoltà ed è la sfida che noi dobbiamo imparare ad affrontare. È un fatto che in questi ultimi tempi stiamo assistendo a fenomeni migratori, come dire, di portata davvero imponente. Un fatto, non possiamo negare che c'è un fenomeno migratorio veramente importante che sta scombussolando tutto. È un fatto che queste migrazioni, questo lo spiegano in abbondanza i geografi, gli scienziati, che queste migrazioni potrebbero produrre dei risultati molto positivi. È un fatto però altrettanto evidente che queste migrazioni producono anche disagi, problemi, sono tutti fatti. È un fatto che in Italia la presenza degli immigrati è inferiore alla media europea, nonostante quello che alcuni politici si ostinano a negare, ma è un fatto che questa immigrazione in Italia è stata molto più irruente di altri paesi e questo sta producendo dei problemi. Sono tutti fatti. È un fatto che la globalizzazione ha prodotto la crisi economica. È un fatto che c'è la crisi economica, ma che la globalizzazione ha prodotto anche fatti positivi. Se vede, sono tutti fatti. Quello che importa non è negare o dire questo è vero e questo è falso, sono tutti fatti che implicano, che a loro volta sono la base dei giudizi che noi esprimiamo, dei giudizi e dei valori che noi ci formiamo, che quindi sono molteplici: la necessità dell'accoglienza, il rispetto dell'essere umano, il bisogno di tutelare i propri interessi o piuttosto la protezione, sono tutti valori importanti, non si può dire quello è giusto, quello è sbagliato. E questo però vedete che c'è il conflitto, c'è il contrasto, come se ne viene fuori? Si può provare la via della forza.
gli uomini da quando sono nati che provano la via della forza, no? Dall'Iliade che stiamo a seguire la via della forza. Diciamo che Protagora, buon lettore dell'Iliade, aveva detto, sì, però se leggete l'Iliade, cos'è l'Iliade? La storia di un tentativo, della storia dell'illusione umana che con la forza si possono risolvere i problemi. Ma nell'Iliade e in tutta la letteratura greca e in tutta la storia umana i tentativi di risolvere i problemi con la forza sono sempre falliti. Quindi è meglio cercare l'alternativa. L'alternativa qual è? Il logos, le parole, il discorso. Cercare di trovare degli accordi, cercare di costruire un consenso, di mettersi d'accordo. Questa è l'unica alternativa che abbiamo, faticosa. Perché un conto è dire io ho ragione e tu hai torto, un conto è dire cerchiamo di trovare un accordo, riconoscendoci le nostre verità, le nostre opinioni, le nostre prospettive. No? È molto più faticoso. La politica, infatti, io ammiro sempre chi fa politica perché è noiosissima, devi stare mica a discutere con chi la pensa con te, devi discutere con chi non la pensa con te, devi stare lì a cercare di trovare un punto di mediazione, un punto di incontro, prima di dire se no vediamo chi è il più forte. Allora questa è la sfida del sofista, dice io ti insegno, cioè quello che ti voglio insegnare è esattamente questo, a capire la potenza del logos, a capire la potenza delle parole, perché le parole possono distruggere o costruire. Ed è per questo che i sofisti dicono a me non interessa tanto studiare l'universo, come facevano i presocratici, ma a me mi interessa insegnare il logos, a parlare, perché è tutto lì, è tutto sulla parola. E questa è la grande novità, la comprensione, prima di tutto, che l'essere umano, la relazione costitutiva che c'è negli esseri umani, nel mondo umano, tra politica e parola. Noi siamo politici necessariamente, questa è l'altra grande definizione di Aristotele che a sua volta, ancora una volta, non fa che riprodurre quello che i greci pensavano. Per cosa vuol dire che siamo animali politici? Non che andiamo a votare. Siamo politici nel senso che non possiamo vivere fuori dalla polis, parola greca per città, cioè l'uomo non può vivere da solo, ha bisogno degli altri, siamo costretti a stare insieme, ed è una convivenza faticosa, appunto perché ognuno la pensa diversamente, perché ognuno ha le sue idee, eccetera, eccetera. Quindi vedete, l'idea dei sofisti è siamo politici e logici. Sembrano due cose facili, non sono per niente facili, però dobbiamo imparare a metterle insieme, perché sennò torniamo nel mondo degli animali, cioè quello della violenza, della forza, che è un'alternativa sempre possibile, che tante volte gli uomini hanno seguito nella storia nella nostra storia, no? Non credo ci sia bisogno di ognuno faccia gli esempi che vuole. Quindi vedete il punto importante. Il punto importante è la nuova concezione del logos, della parola. Questo è come si traduce nella critica platonica. I sofisti, invece di occuparsi di filosofia, si occupano di retorica, invece di occuparsi della verità, si occupano del verosimile, del persuasivo, perché quello che interessa al sofista non è capire come stanno le cose, vedete la critica iniziale che vi citavo, non è capire come stanno le cose, ma imparare a usare, insegnare a usare argomenti vincenti in piazza, in assemblea, in tribunale. Però uno dice, adesso se la mia presentazione è stata un poco chiara, spero di sì, non erano così stupidi i sofisti, stavano dicendo appunto che cosa? Che il logos, la parola, non è quello, ha un compito molto più impegnativo e più bello di quello che pensavano appunto Eraclito e Parmenide, perché per Eraclito e Parmenide il logos cosa deve fare? Il logos deve capire, il logos umano, cioè il pensiero umano, che poi si traduce in parole, deve capire il logos della realtà e poi ripeterlo, dire questa è la verità. Invece con i sofisti cosa diventa il logos? Il logos non deve più descrivere la realtà. Che cos'è la verità? La verità è l'adeguamento, no, l'adequatio rei intellectus, come diranno i latini nel Medioevo, cioè è l'adeguamento tra la cosa, la realtà, e l'intelletto, cioè il pensiero. È quello che diceva Parmenide, no? Essere e pensare sono la stessa cosa. Eraclito, il logos è a tutti comune. Cosa deve fare il logos? Deve dire il logos della realtà, deve dire, deve ripetere, deve descrivere. Invece con i sofisti cosa succede? Il logos deve creare, la parola crea, produce, può produrre un consenso, può costruire qualche cosa, un mondo umano. È una sfida impegnativa, è la fondazione della politica tra l'altro, no? Perché se tu descrivi e basta, se tu dici l'unica cosa che dobbiamo capire è come stanno le cose e poi copiarle, la politica non serve più a niente, la politica è la costruzione di qualche cosa, sempre sapendo che si può benissimo fallire, non c'è nessun problema, cioè la storia umana è costellata dai fallimenti. È una sfida difficile, questo è il punto forse più interessante dei sofisti, perché i sofisti sono perfettamente consapevoli di una cosa, qui cito ancora una volta Gorgia,
che la parola, come dire, nessuno gli presta attenzione, nessuno pensa quanto è importante, ma la parola, dice Gorgia, è un sovrano, è piccola, minuscola, nessuno la vede, ma è un sovrano che comanda, può fare tutto quello che vuole la parola. Infatti dice, la parola è un farmacon, è una droga, può salvarti e può ucciderti, perché poi in realtà lo scontro è molto più complesso di dire la parola, il logos contro la forza. È la parola che può diventare costruzione o distruzione, perché noi le parole le possiamo usare come vogliamo. E questa è la seconda accusa che tipicamente viene mossa ai sofisti, che non è del tutto sbagliata. Tu, io ti insegno a usare la parola. Poi dopo, se tu la usi male, è un problema. È una responsabilità grave che ha chi si occupa di questi problemi. Perché le parole appunto possono salvare nella misura in cui aiutano a costruire, almeno nella prospettiva dei sofisti, oppure possono distruggere. Chi ha capito bene questa cosa non era un filosofo, ma secondo me è il migliore di tutti quelli che hanno camminato per l'Atene del V secolo, era uno storico, Tucidide, che sicuramente chi ha fatto il liceo ha studiato, ma in Italia se è uno storico non si può studiare in filosofia, e invece io lo considero un pensatore, quindi interessante citarlo, no? Tucidide ha capito meglio di tutti l'importanza appunto tra politica, linguaggio e il fatto che la comunità umana poggia su basi sempre molto fragili, e che questo appunto è il bello e il brutto dell'esperienza umana, che siamo liberi, che possiamo fare quello che vogliamo, ma possiamo anche distruggerci. Mentre il leone e la gazzella andranno avanti per tutta la loro esistenza a fare la stessa cosa, non hanno nessuna libertà. La libertà appunto è una cosa umana, è una cosa bella ma anche pericolosa. C'è un passo bellissimo di Tucidide nel terzo libro delle sue storie, dove lui racconta finalmente la guerra civile, perché appunto dice, durante la guerra del Peloponneso, cioè Atene contro Sparta, a un certo momento, come dire, la guerra diventa così violenta che entra nelle singole città e diventa guerra civile tra i democratici e aristocratici delle singole città. Cioè salta completamente la mediazione del linguaggio ed ecco che si passa le vie di fatto. E lui fa un'analisi veramente molto oggettiva, per questo veramente sconvolgente, di cosa succede. Cioè lui dice, sono uno storico, vi descrivo cosa è successo a Corcira, la prima città, Corfù, la prima città che ha avuto durante la guerra del Peloponneso, è caduta in una guerra civile. E fa delle descrizioni raccapriccianti di gente chiusa nei templi che viene uccisa, di padri che uccidono i figli che uccidono i padri. E poi dice, ma la cosa più grave non era tutti questi atti di selvaggia violenza, lui dice di violenza bestiale, no? Perché stavano tornando, l'Atene, la scuola del mondo, stava tornando a un mondo di animali, no? Dove non c'era più rispetto di nessuna regola. Dice, non era questa la cosa peggiore, qui c'è ancora una volta il gusto della provocazione di questi autori, la cosa peggiore qual era? Era che le parole avevano cambiato il significato, ed era molto peggio questo di questi fatti terribili che avvenivano, di padri che uccidevano i figli perché erano su parti politiche diverse, eccetera, eccetera. Le parole avevano perso un significato condiviso, significavano per ciascuno qualche cosa di diverso dall'altro. La guerra civile, la riduzione degli uomini in uno stato bestiale, passava, questa è la cosa più sconvolgente per Tucidide, per una manipolazione delle parole. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che la stessa parola cambia riferimento concreto. Non vuol dire che prima tu apprezzavi il coraggio, adesso non vuol dire che prima tu apprezzavi l'intelligenza e adesso tu apprezzi la stupidità. È che prima l'intelligenza era collegata a un'azione, ad esempio riflettere sulla complessità. Adesso l'intelligenza era collegata a un'altra azione, agire fregandotene delle complessità. E questo produce uno sconvolgimento totale. Vi leggo la pagina di Tucidide perché secondo me spiega molto meglio di tutto il resto, e poi mi fermo perché il tempo... penso di aver parlato fin troppo. Cambiarono a piacimento il significato consueto delle parole in forte rispetto ai fatti. L'audacia sconsiderata fu ritenuta coraggiosa lealtà verso i compagni. Il prudente indugio, viltà, cioè se tu cerchi di riflettere sei un vile, no? Vedete come cambia tutto. La moderazione, codardia. L'intelligenza di fronte alla complessità del reale, inerzia di fronte a ogni stimolo. L'impeto frenetico, carattere virile. Riflettere con attenzione fu visto come un sottile pretesto per tirarsi indietro. No? È un mondo non troppo lontano dal nostro, cioè appena poni un problema sei uno che ha paura, bisogna agire, bisogna difendere la tua parte dall'attacco del nemico. E quando le parole iniziano a significare questo, poi il rischio è che diventino anche fatti. Chi inveiva infuriato rispoteva sempre credito, chi lo contrastava era visto con diffidenza.
Chi avesse avuto fortuna in un intrigo era intelligente, chi l'avesse intuito era ancora più bravo, ma pensare in anticipo ed evitare tali maneggi significava apparire disgregatore del proprio partito e terrorizzato dagli avversari. Insomma, se qualcuno riusciva a fare del male con successo era apprezzato, e se no invece era considerato uno stupido. Allora vedete appunto la sfida, perché, come dire, lì, vabbè, era in un contesto in cui ormai tutto era saltato, però vedete l'importanza che abbiamo noi, l'importanza anche di iniziative come queste, riflettere sull'importanza delle cose, dell'importanza delle parole, della relazione tra parole e cose. Questa è la sfida dei sofisti. Perché l'alternativa è sempre quella e bisogna essere bene consapevoli. I sofisti lo erano. E non era la prima volta, non era l'ultima. Vorrei citare una cosa molto diversa. Non era la prima volta, non sarebbe stata l'ultima volta che le parole sono state manipolate. Questo è quello, vi cito due testi che vengono da un contesto completamente diverso, poi fermo e mi concludo. Vengono dalla Germania degli anni 30, degli anni 30 e 40, cioè vengono da un contesto dell'ascesa e dell'esplosione del potere nazista. La prima è di un filologo che ha scritto un libro bellissimo, una specie di diario in tempo reale di quello che succedeva nel nazismo, in Germania, Germania nazista. Si chiama L.T., Lingua Terzo Imperio. Cioè lui analizza il nazismo a partire dalle parole che usano i nazisti. Perché per noi oggi è facile dire che i nazisti sono brutti e cattivi. Però se uno legge i loro testi, vede che poi usano le stesse parole che usiamo noi. Parlano di valori, parlano del bene e del male. Cioè, quindi è molto più sottile, sono molto più vicini a noi di quanto non pensiamo. Questo è un problema che non posso approfondire. E Klemperer, questo è il suo nome, analizza il linguaggio, osserva e fa questa osservazione. Le parole possono essere come una minime dosi di arsenico, come una medicina, il farmaco di gorgia. Ingerite senza saperlo, sembra non avere alcun effetto, oppure degli effetti positivi. Ma dopo qualche tempo, ecco rivelarsi l'effetto tossico. E lui quello che studia è proprio come delle parole apparentemente neutrali vengono piano piano appropriate dai nazisti fino ad avere significati sempre diversi. Per cui patriottismo vuol dire distruggere chi non la pensa come te, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Il problema è che uno può fare questo, cioè la politica vera, la battaglia vera è proprio sul controllo delle parole. Chi controlla le parole controlla tutto, se siete d'accordo con la posizione dei sofisti. Il problema è che quello che insegnano i sofisti non è giocare con le parole fregandosene dei fatti, ma imparare a usare le parole per avere un rapporto corretto coi fatti. Perché poi i fatti, la realtà concreta, i fatti poi a un certo punto chiedono conto, infatti con i fatti prima o poi ci si deve confrontare. Le parole ci possono aiutare a confrontarci con i fatti, oppure se usate male ci faranno andare prima o poi contro i fatti. È una cosa che ha imparato a sue spese anche il più grande comunicatore della storia moderna. Vi cito una pagina del diario di Goebbels, il ministro della propaganda nazista, nel 1945, era stato nel bunker, era lì nel bunker con Hitler. Hitler parlava, spiegava la sua strategia, spiegava che nonostante ormai i russi fossero quasi entrati a Berlino, ancora tutto poteva salvarsi, spiegava tutti i suoi ragionamenti per fare questo. No, con le parole, con grandissima efficacia retorica, Hitler sapeva parlare benissimo naturalmente. Goebbels torna a casa e scrive sul suo diario, in un dialogo immaginario con Hitler: sì, hai ragione, è tutto giusto quello che dici, ma i fatti dove sono? Allora vedete perché io penso che ancora i sofisti ancora oggi siano importanti, sarebbe utile prendere attenzione a quello che dicono. Grazie per l'attenzione.